Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Benvenuti a una nuova puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. Il nostro appuntamento del sabato mattina per imparare a conoscerci meglio e gestire le nostre emozioni. Io sono Federica Zani del blog latablesmeralda.com, terapeuta olistica e transgenerazionale, esperta nella sanazione della dipendenza emozionale e delle relazioni tossiche. Oggi continuiamo con la seconda parte che riguarda le emozioni e la loro relazione con il dolore fisico. Secondo la medicina olistica, il corpo umano si ammala perché sta manifestando un dolore emotivo che è molto più profondo di ciò che apparentemente ci mostra la malattia fisica. Se investighiamo per trovare la causa e la saniamo, i sintomi fisici miglioreranno notevolmente o addirittura spariranno e si sanerà il problema. La medicina tradizionale e quella olistica hanno una visione diversa rispetto alle malattie e spesso entrano in conflitto. L'idea non è di escludere né l'una né l'altra, ma bensì di poter integrarle. Potete scrivermi al 34-635-139569 per le vostre domande, per partecipare alle mie lezioni di gruppo, per sanare le ferite emozionali o per risolvere i vostri conflitti nella relazione di coppia. Secondo la medicina olistica e la psicologia, le malattie fisiche hanno un'origine emozionale. Sono dei conflitti emotivi non risolti che si manifestano attraverso il corpo fisico per darci l'opportunità di sanarli. Questi conflitti, come ci spiega la biodecodificazione, possono anche essere ereditati dal clan familiare. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a vedere alcune malattie e le loro cause emozionali. Oggi continuiamo con altre. Iniziamo con i disturbi polmonari. I problemi respiratori sono spesso rappresentati dalla paura alla morte. Le persone che soffrono di queste condizioni vivono in un territorio molto limitato ma anche incerto. Se sentiamo dolore o mancanza di respiro, dovremmo chiederci se sentiamo la sensazione di essere oppressi nella nostra vita. Ci sentiamo limitati o abbiamo la sensazione di non meritare di essere felici? Dobbiamo imparare a riconoscere il nostro valore personale e a fare ciò che ci piace davvero. Abbiamo il diritto di avere un territorio tutto nostro, un luogo personale, solo nostro e di nessun altro. In questo modo saremo in grado di svilupparci pienamente e di raggiungere l'armonia. Solo noi possiamo creare la felicità e la gioia di vivere di cui tanto abbiamo bisogno, cambiando il nostro atteggiamento verso la vita. Allergie. L'allergia manifesta un conflitto di separazione che abbiamo vissuto da piccoli e quando siamo più grandi, qualcosa nel mondo esterno come un odore, un suono, un colore, un alimento, un materiale, un animale, eccetera, che era presente anche nel conflitto originale, fa sì che si riattivi interiormente in noi la stessa dinamica che abbiamo vissuto e che si manifesta con un'allergia. Per esempio, un eczema intorno alla bocca ci informa che da piccoli abbiamo vissuto un conflitto di separazione, pelle con pelle, per esempio quando si passa dall'allattamento a smettere di allattare il bambino. Dipendendo da come questo momento è stato vissuto dal bimbo, si crea il conflitto di separazione. Altro esempio, se un bimbo da piccolo tiene in mano il suo peluche e assiste a delle discussioni tra i genitori, in futuro si possono manifestare delle reazioni allergiche alle mani, alle braccia e ai gomiti. Allergie alimentari, per esempio una persona allergica ai pomodori, poi si scopre che in tavola nell'ultimo pranzo con suo padre prima che lui morisse si stavano mangiando dei pomodori. Una persona intollerante al glutine e poi si scopre che da piccolo, quando suo padre lo obbligò ad andare a studiare lontano dalla famiglia, questa conversazione avvenne dentro una fattoria. Se scopriamo la causa del conflitto di separazione, poi possiamo sanare l'allergia. Ma prima di continuare, ci ascoltiamo una bella canzone qua su Italiana FM. Scrivetemi al 34-635-139569 se volete superare i vostri conflitti emotivi, uscire da una relazione tossica, eliminare i blocchi interiori che stanno ostacolando la vostra realizzazione e migliorare la vostra autostima. Continuiamo con le malattie fisiche e l'associazione emozionale. Problemi di vista. Tutto ciò che riguarda gli occhi ci riporta a dei fatti che abbiamo vissuto davanti ai quali preferiamo chiudere gli occhi, non vedere. È un modo per proteggersi. Si deforma la realtà per paura di ciò che si potrebbe vedere. Non vedere tutti i dettagli da vicino ci proporziona una certa pace perché abbiamo l'impressione di allontanarci da ciò che ci infastidisce. Se invece il problema agli occhi ci impedisce di vedere da lontano, c'è una paura irreale al futuro, anche rispetto alle persone che amiamo. La tosse.
La tosse si manifesta perché abbiamo la necessità di buttare fuori qualcosa in modo violento che non abbiamo mai detto per paura delle sue conseguenze. La febbre. La febbre rappresenta la rabbia accumulata. Tutto ciò che ha a che vedere con una infiammazione rappresenta la rabbia non espressa. Possiamo essere inflessibili e non vedere soluzioni alternative? O si manifesta quando una persona o situazione non segue il cammino che ci aspettiamo e non la possiamo controllare? I sintomi del raffreddore, gli occhi che piangono, il naso che gocciola, la mancanza di appetito sono chiari sintomi di una pena che stiamo vivendo a livello inconscio. I fattori che possono scatenare un raffreddore sono vari: disprezzo, disillusione, rifiuto, ingratitudine, paura che succeda una situazione incomoda, stanchezza o esaurimento fisico. La visione olistica ci spiega come in inverno aumentano i casi di influenza e altre malattie respiratorie perché c'è più interazione di persone in posti chiusi o piccoli. Questo fa sì che aumentino in modo esponenziale i conflitti tra di loro o che si rivivano quelli che si credevano superati. Aumenta anche il desiderio di abbracci, di sentirci protetti, di baci e anche la delusione per non poterli ricevere nella quantità e nella forma che desideriamo. Quindi si produce il raffreddore. Asma. L'asma rappresenta l'aver vissuto conflitti nel territorio di nascita, la casa. Avere troppa gente in casa rappresenta anche la sensazione di soffocare o avere vissuto in un ambiente familiare dove c'erano molti litigi, quindi tossico, e una cattiva comunicazione tra le persone della casa. C'è una paura inconscia che invadano il nostro territorio, per esempio quando arriva qualcuno di nuovo in casa o attraverso dei forti litigi. Otite. L'otite si riferisce all'incomodità che provoca in noi ascoltare qualcosa che ci infastidisce e non vogliamo sentire. Siamo incapaci di esprimere la nostra frustrazione. Può succedere anche il contrario, quindi l'otite si manifesta anche per ciò che non ascoltiamo e vorremmo sentirci dire, per esempio parole del tipo ti voglio bene, sei stato bravo, eccetera, eccetera. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate nel canale di YouTube Italiana FM o la Tavola Smeralda e nella web italiana.fm o la tavolaesmeralda.com. Scrivetemi al 34-635-139569 o a federica@latavolaesmeralda.com se volete superare i vostri conflitti nella relazione, conoscere quali sono le vostre ferite emozionali che vi impediscono di essere felici e sentirvi realizzati e sanarle per manifestare un cambio reale nella vostra vita. Le frasi che oggi ho scelto per voi per ispirarvi sono queste. Il grande filosofo e medico Ippocrate diceva: le malattie che sfuggono al cuore divorano il corpo. Quando due dolori si verificano insieme, ma non nello stesso posto, il più violento oscura l'altro. E Krishnamurti diceva: non è segno di salute mentale essere ben adattati a una società profondamente malata. La nostra puntata è finita, ci risentiamo sabato prossimo alle 10:30 per un nuovo appuntamento con Elisir qua su Italiana FM. Buon weekend a tutti, un bacio! Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.